La terra è un miracolo, la vita resta un mistero. La voce femminile, simbolo di maternità, generatrice di vita, sonorizza questa scena, accompagnata dal coro femminile, per connotare il mistero. Amar usa un tappeto di suoni sintetici che possiedono una connotazione evidentemente più misteriosa e futuristica rispetto ai timbri cosiddetti classici. Veloci, più veloci, l'era della rivoluzione industriale ha distrutto i normali ritmi terrestri e ha generato più distruzione del pianeta e del benessere autentico dei suoi abitanti di tutte le precedenti epoche storiche messe insieme. Gli uomini hanno cominciato a confondere il benessere col benavere, hanno stuprato il loro pianeta per avere sempre di più, hanno estratto gas, carbone, petrolio dalle viscere della terra e hanno iniziato a produrre in quantità industriali, alterando equilibri esistenti da millenni. Gli archi e le percussioni sonorizzano questa lunga estenuante serie di riprese di agricoltura intensiva, allevamento su larga scala, luci, macchinari di ogni risma, trivelle per l'estrazione del petrolio che, con il loro movimento oscillatorio, ritmano il nuovo tempo dell'uomo e del suo delirio di onnipotenza come ne fossero i metronomi. Si aggiungono strumenti moderni, ritmici e percussivi come il basso e la batteria, infine gli ottoni cupi, pieni, urlanti al completo. Sulle immagini di Dubai e della modernità totale restano a sonorizzare la scena le sole percussioni violente, come se nella melodia mancante fosse l'anima dell'uomo a mancare realmente. Stiamo per esaurire le scorte minerarie e combustibili. Su un drammatico pedale orchestrale si erge la voce femminile solista, mentre vediamo le balene che hanno perso l'orientamento, come se quel canto ammonitore disperato provenisse da loro. Il sassofono basso, strumento dal suono più nero dell'ebano o del petrolio, sonorizza le parole «Stiamo distruggendo la vita». «È troppo tardi per essere pessimisti!» Ci sono nazioni che lavorano alacremente per ripristinare l'armonia tra l'umanità e il pianeta. Il messaggio finale è un tripudio alla grandezza dell'umanità, se capirà in tempi rapidi che insieme possiamo davvero migliorare sia le condizioni del pianeta, sia le condizioni di vita di tutti gli esseri umani. La musica è un affresco orchestrale con coro misto che si erge alto e speranzoso sulle immagini. Non dobbiamo far altro che smettere di scavare e alzare gli occhi al cielo. È il momento di collaborare. La voce femminile, alla maniera medio orientale, connota immagini suggestive di cascate, acque limpide, natura preservata. Non è importante quello che abbiamo perso, ma quello che ci resta. Titoli di coda. Su immagini aeree di una bellezza sconcertante che dimostrano quanto sia reale la sinergia tra pianeta e uomo, tra natura e paesaggi artificiali ecosostenibili, immagini che fanno scorrere lacrime a chi abbia ancora un cuore nel petto, la chitarra suona da sola una melodia a due voci, poi si unisce l'oboe concertante su tappeto d'archi a maglie larghe. Gli archi oscillano su intervalli di terza minore. La chitarra torna a suonare da sola, piena di malinconia. Infine, la voce femminile, canto della terra che supplica i suoi figli di salvarla, dipinge vocalizzi di rara bellezza su un tappeto d'archi struggente.